un'educazione all'economia circolare che va e in qualche modo si dirige anche a tante comunità di immigrati, al pubblico più multiculturale d'Italia, come dice Marco Heim. È un'educazione che si fa attraverso tanti incontri, attraverso le attività educative, ricreative con i ragazzi, attraverso l'utilizzo di materiali che piano piano il pubblico del Sud sta imparando a riconoscere, a usare, a smaltire, ce li chiede, individua se c'è qualcuno che non li sta usando. Quindi insomma credo che in questi anni si sia fatta davvero un'educazione e che in qualche modo c'è un pubblico talmente sensibile che anche nel sondaggio della Porto Antico ogni anno ci chiede addirittura di intensificare queste buone pratiche legate all'ambiente che vanno di pari passo poi con quelle del teatro, della musica, perché è tutto interconnesso, la stessa migrazione ormai è evidente che non è soltanto più per motivi politici, lo dicevano sul palco anche la stessa Carlotta Sani, cioè c'è ormai una migrazione dovuta ai cambiamenti climatici e anche ragionare su questo credo che in un ambiente festoso poi come quello del sud.